Aggiorniamo la strategia di investimento per il mese di luglio. Beh, allora, giugno ha portato un po' di novità, da un punto di vista macroeconomico tendenzialmente positive, cioè una fase abbastanza prolungata, così un po' a vuoto, un po' deludente dei dati macroeconomici sia in America che in particolare in Europa, si è decisamente migliorata dal punto di vista. Per esempio, del mercato del lavoro in America abbiamo avuto un dato molto buono, non solo creazione di occupazione, ma anche assenza di pressioni salariali. In pratica sembra vero il sospetto di chi pensa che ci fosse ancora dei margini nascosti nell'arrivo di nuove persone sul mercato del lavoro prima che si presentino pressioni inflazionistiche. Voi noi lo sapete, pensiamo che comunque l'inflazione quest'anno stia tornando e nei dati abbiamo ancora delle previsioni un pochino più alte del consenso, però certamente non in modo preoccupante per il mercato. Quindi dati un po' migliorati. In questo contesto la Fed ha fatto quello che tutti si aspettavano, cioè ha rialzato per la settima volta i tassi di interesse, portando il limite superiore ai Fed Fund al 2% come atteso, ma lo ha fatto cominciando forse a far vedere qualche piccolissimo segnale di moderazione, soprattutto proiettato nelle prossime riunioni. Per esempio, si è capito che comincia a ragionare su come attenuare il linguaggio, come preoccuparsi del punto d'arrivo anche nella normalizzazione del balance sheet, cioè della restituzione dei titoli di Stato che ha già cominciato dall'ottobre scorso. Alla stessa maniera la BCE, che invece ha annunciato il tapering, cioè la fine del quantitative easing, è riuscita a far apparire, in questo miracolo di Draghi come sempre, un'operazione chiaramente piuttosto hawkish, piuttosto dura, come un'operazione assolutamente dovish, assolutamente indolore per il mercato. Questo lo ha fatto soprattutto aggiungendo mettendo l'enfasi, l'accento sulla guidance, cioè sulle linee guida per i tassi di interesse che secondo Draghi, si è capito, non si alzeranno almeno per un altro anno da adesso. Noi da un po' che diciamo probabilmente Draghi non alzerà neanche mai i tassi di interesse e questo il mercato lo ha digerito. Lo ha digerito a tal punto che semmai nelle ultime giornate si è vista un po' di correzione del tiro da parte di alcuni membri della Banca Centrale Europea. Forse le cose più importanti però sono accadute sul fronte politico. Il summit europeo tanto atteso doveva occuparsi di immigrazione e di integrazione. Beh, francamente questo summit forse non ha portato granché di interessante su nessuno dei due fronti. Su quello dell'immigrazione il clima era politicamente molto acceso, molto intenso. In realtà l'Italia ha giocato una partita astuta forse nel giocare su un tema su cui non siamo così vulnerabili come sulla stabilità finanziaria, per esempio, ma non è poi riuscita a portare a casa molto di più se non un'affermazione complessiva di maggiore tutela delle frontiere esterne. Questo è chiaro che è interesse italiano e dal punto di vista almeno delle dichiarazioni c'è una maggiore consensualità su questo. Poi però quando si passa al discorso delle frontiere interne o se volete tecnicamente dei cosiddetti movimenti secondari, ecco che l'Europa non ha risolto granché e ci sono ancora molte divergenze. Non possiamo discutere qua in dettaglio di questo, evidentemente, ma crediamo che rimanga sul piatto della presidenza austriaca, che fra l'altro è abbastanza, anche qui, allineata a un atteggiamento egoista di alcuni paesi, per esempio l'Ungheria e adesso forse un po' anche l'Italia su questo fronte. Bene, a lei spetterà un po' di sanare questo tema. Sul fronte delle integrazioni invece economiche, che sono poi importanti nel lungo termine, è chiaro che purtroppo la ripercussione negativa del clima politico un po' ha pesato. Formalmente qualcosa prosegue, in particolare la trasformazione del Fondo Salva Stati in una cosa più simile al Fondo Monetario Europeo, ma in realtà, di fatto adesso è tutto rimandato a dicembre, quindi pochissimo, sotto il profilo dell'avanzamento su questo fronte. Da ultimo, il tema forse più caldo è quello del protezionismo. Si è assistito di nuovo a un'escalation verbale da parte di Trump, probabilmente scontenta, nell'avanzamento del dialogo con la Corea del Nord e ha
pensa forse che la Cina in qualche maniera stia influenzando negativamente quella parte del negoziato, cosa che a lui serve molto per le elezioni che si terranno a novembre. Certo è che adesso sono entrate in vigore un po' delle tariffe, la seconda e terza ondata di tariffe che ha annunciato, e non si capisce bene, insomma, se siamo sul crinale della espediente negoziale con qualcosa di più grave. Noi sappiamo bene che se si scatenasse una vera guerra, e non solo sulle 34 miliardi di beni alle quali si applicano adesso le tariffe appena entrate in vigore, ma diventasse una cosa più grossa, perché si parla e si teme fino a 500 miliardi, beh, allora poi l'impatto sulla crescita sarebbe molto negativo.